Comunque, siamo con uno dei produttori della scena emergente rapper trapper napoletana, poi Tom Bizzi. Innanzitutto, ecco, come vedi appunto la scena nostrana, visto che a quanto pare possiamo dire che se non l'unica, ma tra le uniche, insomma, ad emergere concretamente in questo settore, in questo ambito. Allora, penso, dal mio punto di vista, che comunque Napoli sta mostrando, diciamo, la sua vera potenza nel campo musicale, e questo lo si può vedere dai numeri che facciamo e soprattutto dal fatto che ci comportiamo come una vera e propria famiglia. Ci aiutiamo, ci sosteniamo e facciamo di tutto per andare avanti e per mostrare quello che sappiamo fare realmente, visto che molti anni fa, no, molti, diciamo 4-5 anni fa, Napoli non era considerata una città in grado di poter essere una delle, diciamo, dei pionieri del rap, della trap, comunque in Italia. Oggi stiamo facendo vedere invece che tutto questo non è vero, ma che valiamo tanto e lo mostriamo appunto con i risultati che diamo ogni giorno. Senti, tanti sono i nomi dei giovani artisti, dei giovani esponenti, insomma, di questa grande famiglia che avete creato. Vediamo Geolier, vediamo Neves, insomma, tanti altri. Chi tra questi, secondo te, è il più esigente ed in particolar modo su quale aspetto chiede magari, ecco, è più puntiglioso, più esigente, visto che, insomma, tu sei il Più produttore? esigente, Vittorio. Per quale motivo, ecco, cos'è che in particolare ti chiede? Rivelaci qualche, Sì, insomma, ecco, qualche perché aneddoto. cioè, diciamo, sono tutti esigenti. Però per esempio Vittorio ha un particolare che devi, per esempio, quando faccio una produzione per lui, un beat deve essere perfetto. Prima che lui inizia già a provare a cantare sopra, deve sentire, diciamo, la melodia già che gli prende proprio dentro, e quindi bisogna creare già quell'atmosfera che non puoi fare successivamente. Per esempio, ci sono altri artisti che gli fai il provino, poi dopo magari gli aggiungi altre cose, mentre invece Vittorio, diciamo, vuole che il beat sia in un certo senso già finito. Finito, ma non finito. Però deve già dare, diciamo, quell'impatto che deve essere poi la traccia, lo deve sentire dentro. Senti, ma il punto di forza, insomma, della scena rap trap napoletana rispetto alle, diciamo, alle scene romane, milanesi, genovesi, qual è il punto di forza secondo te? Dov'è? La realtà, perché noi siamo reali in quello che diciamo, con la voce, ma sia con la musica, quindi anche con la produzione, trasmettiamo quello che abbiamo dentro. Non facciamo finta di vivere, oppure non raccontiamo cose che abbiamo vissuto per finta. Cioè, noi siamo proprio la voce del popolo, la voce dei viali di Napoli, la voce della realtà. Senti, ma il vostro è un progetto che viaggia su binari separati o paralleli, o è un progetto che poi, insomma, alla fine sfocerà in un qualcosa di unico? Cosa dovremmo aspettarci, insomma, nel prossimo futuro da questa produzione, quindi da quest'unione, cosa potrà nascere? Cosa pensi che possa appunto venirne fuori? Allora, io penso che abbiamo fatto dei grandi salti e soprattutto ci sono stati cambiamenti incredibili in giro di proprio di pochi anni. Quindi non posso dirti quello che nasce oppure quello, perché veramente non so, è difficile spiegarlo. Nel senso, non riesco ad aspettarmelo, visto che subito riusciamo a dare nuove novità, subito riusciamo a creare nuove cose, quindi a creare soprattutto nuova musica. Quindi è possibile anche che da qui a pochi mesi, oppure anche da qui a un anno, 2 anni, possiamo cambiare proprio la scena musicale italiana, cioè quella che è proprio il rap, la trap, oppure creare proprio un nuovo genere, Senti, ma portare un nuovo genere. mettendo un po' da parte, insomma, le voci, parliamo, ecco, di coloro che sono dietro le quinte, quindi in questo caso della produzione, della parte che più ti interessa. Quale caratteristica deve avere oggi un produttore affinché emerga rispetto ad un altro, visto che, insomma, siamo Sì. in un'epoca in cui la tecnologia praticamente avanza, quindi giorno dopo giorno escono talenti, escono voci, produzioni. Come deve emergere un produttore oggi, secondo te? Un Allora, giovane produttore? sì, e secondo me emerge con la costanza, perché diciamo che una produzione può essere anche un colpo di fortuna, magari, e invece con la costanza che un produttore riesce a trasmettere ciò che veramente sa fare, ciò che lui realmente è, e soprattutto ci sono appunto tanti produttori, è vero questo. Però è anche molto facile ora con i computer, subito tutti hanno gli attrezzi anche con pochi soldi, ma io penso che comunque la creatività è quello che porta
ad essere diverso. Cioè puoi avere anche un computer di 50.000 euro come uno di 1.000. È vero, con quello magari hai qualche possibilità in più, ma è soprattutto la creatività quella che poi ti porta ad essere diverso dagli altri. Questo lockdown cosa ti ha dato dal punto di vista musicale e produttivo? Cosa ti ha dato, cosa ti ha insegnato, anche cosa No, puoi a dire insomma al me mi ha riguardo? aiutato molto. Il lockdown mi ha aiutato molto perché sono stato a casa e comunque mi sono concentrato molto su quello che dovevo fare. Ho lavorato tanto alle produzioni e soprattutto mi ha aiutato a capire anche gli artisti come si muovono quando non possono stare in studio e quindi loro come si adattano a questa situazione. Senti, ma c'è una collaborazione che vorresti fare tu in qualità di produttore, con chi vorresti collaborare? Collaborare. Con chi vorresti collaborare, ecco, appunto per un pezzo? Ma artista o con un altro Artista, produttore? artista, artista e anche con un altro produttore. Un altro produttore, vabbè, mi piacerebbe comunque Charlie Charles, perché comunque è stato uno dei primi che ho ascoltato sin dall'inizio, anche Sick Luke, che alla fine sono i pionieri, diciamo, della trap in Italia. Invece come artista, mi piacerebbe tanto farlo con Sfera, che diciamo è l'apice della. Anche lui è stato uno dei primi che ho ascoltato, quindi mi piacerebbe tanto farlo con lui, anche se proverei a sperimentare e fare qualcosa di diverso anche con altri artisti, tipo da Supreme, per fare un esempio, no? Però comunque Sfera è una cosa che vorrei raggiungere. Senti, un'ultima domanda per chiudere quest'estate, diciamo, dal vostro punto di vista, come sarà tornando, ecco, ai live delle vostre giovani creature? Cosa insomma i fan dovranno aspettarsi? Che tipo di estate insomma sarà dal punto di vista musicale per Napoli, non solo visto che voi tante date fate qui in Campania e non solo? Eh sì, no, credo che comunque sia una bella sensazione ritornare sul palco, soprattutto perché oltre, diciamo, a produrre pezzi, li sono pure alcuni comunque che produco, perché essendo il DJ Lir comunque ai live comunque suono pure queste produzioni, quindi l'emozione, diciamo, si raddoppia. E comunque so che i fan stanno aspettando questo momento, soprattutto perché stanno uscendo tanti pezzi, mo usciranno pezzi, album. Quindi sarà ancora più, diciamo, l'attesa sarà ancora più snervante dal punto di vista loro, soprattutto perché non vedono l'ora, secondo me, di cantare e di urlare a squarciagola comunque i pezzi che sono usciti su Spotify, su YouTube, ma che loro no, non hanno avuto la possibilità appunto di ascoltare live. Bene, ti ringraziamo, grazie mille di nuovo, a presto e buona musica. Grazie a voi.